Sì, ma amore, ma che mi hai preparato? I spaghetti di zucchine? Sì. Oh, molto buono. Li metto nel piatto? Sì. Con la zuppa di goulash. Con il goulash? Ma è ungherese il goulash? Sì. Tedesco ungherese. Pezzettini di carne. Col brodo. Ok. Allora lo puoi già mettere, prego. Goulash di vitello, vero? Mm-hmm. Oggi abbiamo fatto vitello, sì. Ecco qua. Invece dei spezzle abbiamo fatto le tagliatelle di zucchine. Ci manca il caviale alla calabrese però, Fare se aspetta un attimo. Yeah. Questo è il tuo piattino. Sembra che ci hai fatto il cioccolato sopra. Lo spezzatino, che in questo caso lo chiamiamo goulash, sarebbe una parola tedesca per indicare lo spezzatino, ma che loro lo fanno sempre all'ungherese. Con paprika rossa, ma noi ci abbiamo messo il doppio di paprika, così è venuto alla cioccolata. Vedete? Adesso ci mettiamo i peperoncini. Tutto a base di verdure, tranne il manzo, che anche lui ha mangiato verdure. Ah, questa è l'altra verdura, quella giapponese, la koi, questa pure abbastanza saporita. A me le foglie verdi mi danno lo spunto alla rapa, le rape quelle verdi italiane, tipo broccoli. Ecco, quello. E questo sarebbe la pachi koi. Io sto aspettando i peperoncini, appena arrivano i peperoncini stacco il video. Anche se questi qua già sono abbastanza piccanti. È veramente speciale questa pak choi. Ed ecco che sono arrivati quelli che aspettavamo, i chili messicani. Pasta, perché sennò si brucia pure la pasta, il piatto. Ok, adesso vi do anche un buon appetito anche a voi. Buon appetito. Ok, e prendiamo il primo boccone. I miei spaghetti. Sono belle. Sono pure un dente qui, come hai fatto a farli a dente? Sono bolliti un paio di minuti.
Per farlo non abbiamo impastato né farina né niente. Abbiamo solo preso due zucchine, comprate sempre quelle piccole dove non c'è ancora il seme in mezzo, perché lì non vengono bene sparite. Ecco qua. E 10 minuti. Ho tagliato i spaghetti. Come l'ho tagliati? Questo non ve l'avevo detto. Sapete, ci sono dei sbucciapatate, che a un lato c'è sbucciapatate, all'altro lato ci sono dei dentini che sono adatti per tagliare la zucchina invece di solo pelarla. La taglia e la fa a striscette. Vedete? Tre cibi. I cili sono appena tostati, ma si fanno sentire, perché con la tostatura che gli diamo nella padellina, oh, prendono un odore, un aroma. A destra. Vedete, questo è il famoso, i dentini che fanno i spaghetti, vedete? Qua è normale, questo lato, e di qua invece ci sono i dentini e fanno i spaghetti. Bene, adesso non vi voglio più annoiare mentre mangio, perciò al prossimo video.